Magari prendi i microfoni. Brava Pino. No, ero talmente entusiasta perché sai che io ero innamorata di Capitan Harlock. Eh certo, me lo ricordo. E che comunque i cartoni hanno fatto parte della tua infanzia, sì, tanto. Questi sai, chiediamo i biglietti, li diamo a Giovanni che dice voglio sapere tutto di Diego Quasi Prete. Oh. Allora, due biglietti per te caro Giovanni, Capitan Harlock, l'Arcadia della mia giovinezza, al cinema dal 20 al 22 maggio. Grazie per gli enigma, ciocca, che non rappresentano per niente il mio tipo di vocazione quando fu, non tanto di diventare prete, quando prima di entrare in monastero. Esatto. È stato un monastero. Allora, parti tantissimo catechismo, quel mondo là, no? Cioè, prima. Parrocchia, vita in parrocchia, educatore dei bambini, esatto, il sabato e le domeniche, volontariato. Preso benissimo. Grest, quindi oratorio estivo, sfinito, con 300 bambini da portare al parco di Monza, riporta indietro le piscine. E lì eri alle superiori. Animatore, sì. E intanto, però, nei weekend invernali, diciamo così, il gruppo giovani seguì, una volta a settimana si faceva la catechesi la sera, quindi di dibattiti su questioni della vita partendo dalle scritture, dal Vangelo, con degli educatori che ti davano la mano, e poi si facevano dei weekend di ritiri spirituali, quindi andavi nei conventi, conoscevi suore, frati di diversi ordini, giovani, si faceva il gruppo, si andava col pulmino, si stava insieme, si mangiava, si beveva, queste cose, e poi c'era sempre un momento di ricerca spirituale, quindi c'era un pezzo di Vangelo magari sul quale venivi invitato a 15-16 anni non proprio esattamente facili, venivi invitato a passeggiare in un bosco del convento, in un orto del convento, e farti magari un'ora di meditazione ragionando, facendoti domande su quello che il Vangelo poteva dirti a te, giovane di oggi. Sì. Ed è proprio lì che hai detto, ma il giovane Diego ha detto dedicarmi. Io questa cosa mi piace, quindi a un certo punto il giovane Diego Passoni lascia tutto. Lascia Monza, lascia una fidanzata. Con un ordine specifico, no? Con una comunità religiosa, sì, in Francia. Una comunità religiosa nata in quegli anni di grande risveglio spirituale nel mondo cattolico, che sono stati gli anni 60-70, in cui sono nati molti ordini, Focolarini, insomma tante realtà. Ma com'è che hai scelto proprio quella? Perché tra le tante che mi è capitato di vedere, perché vai dai frati cappuccini, incontri le suore Clarisse, perché le benedettine, beh, poi questi conosci chi fa la vita attiva, cioè chi lavora nell'insegnamento, tuo, esatto, i salesiani, e invece chi fa la vita magari proprio monastica, come la clausura, posto meraviglioso, la cosa più alta di come il valore più alto della vita spesa è la scelta della clausura, dove non scappi da niente, anzi non scappi più, perché sei proprio davanti, cioè la... Però tu non hai preso quella. No, ci avevo pensato, però, perché ho scelto una vita di un monastero un po' sperduto nei prati del vicino a Strasburgo. Un posto meraviglioso. Un posto bellissimo, dove vorrei portarvi, tra l'altro, ragazzi. Sì, che si vengo può andare. Volentieri, perché è veramente un posto incredibile. Da Dio, fa molto freddo, ma noi non andremo in inverno. E lì Diego Passoni, 19 anni, entra come postulante, si dice, in questa comunità monastica moderna, per cui ci sono uomini e donne, frati, suore, ma anche famiglie. E si vive tutti insieme, condividendo il cibo, il lavoro, la preghiera, notte e giorno. Tanto canto, tanta bella liturgia, una fame perché digiuno due volte a settimana, a pane e acqua. Fame, freddo e tanto entusiasmo. E poi però a un certo punto basta. Cioè... Beh, a un certo punto Diego capisce. No, arrivi fino a un livello, no? Perché sono tanti livelli. Ho finito lo schermo. Lo schema. Sì, ho finito lo schema. E poi però per quello che succede dopo è finito il tempo, per adesso. Bello però. Però era ballerino, questo, per cui sì, dopo, qualcosa è successo. Cioè cosa mi rende ballerino è un'altra puntata, ma tutto questo Giovanni era per te, assieme ai due biglietti per l'anime Capitan Harlock. Che bomba, Diego.